Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla prima edizione interamente digitale della Notte dei Classici del Liceo Petrarca. La iniziamo con il frammento 67 di Il Diarchiloco nella traduzione di Gennaro Perrotta. Cuore mio, sconvolto da tormenti senza scampo. Sorgi, i tuoi nemici vinci, opponendo ad essi il petto. Negli scontri corpo a corpo fortemente tieni il campo, e se vinci, la tua gioia non mostrare innanzi a tutti. Se sei vinto, non giacere nella casa a lamentarti. E gioisci delle gioie, addolorati dei mali, ma non troppo. Riconosci qual vicenda regge gli uomini. La parola che Gennaro Perrotta traduce con vicenda in realtà in greco è rheusmos, una parola difficilissima da tradurre in italiano perché ha plurimi significati e in qualche maniera ci fa pensare a quella vicenda nella quale nell'ambito del rheusmos delle vite umane si è collocata la pandemia da Covid-19, una situazione che ha cambiato profondamente le vite di noi tutti e ha costretto noi scuola a ripensare e a ripensarci per garantire gli apprendimenti a tutti quanti i nostri ragazzi. Lo abbiamo fatto costruendo un piano scolastico molto articolato, il cui merito va innanzitutto riconosciuto alla nostra animatrice digitale, che è la professoressa Lucia Bartolotti. Insieme a lei, al team dell'innovazione digitale del Liceo Petrarca e a quel gruppo straordinario di 11 docenti che hanno fatto parte, insieme con me, del gruppo per la ripartenza, un gruppo che ha lavorato lungo tutta l'estate del 2020 per costruire il piano di ripresa delle attività didattiche a partire da settembre. Il lavoro di tutta questa squadra ha costituito, in un certo senso, la base per la realizzazione di questa edizione della Notte dei Classici, che tra l'altro ha una caratteristica particolarmente importante, per cui assume un gusto più intenso, un'importanza ancora maggiore delle edizioni del passato. Perché l'edizione che abbiamo realizzato adesso è un po' l'edizione della riconquista, della ripresa graduale della normalità e anche di questa presenza ritrovata, perché sia pure in forma di video, tutti i laboratori sono stati realizzati stando finalmente insieme, potendo finalmente riprendere i contatti diretti. Il merito della realizzazione di questa edizione va innanzitutto alle organizzatrici, alle professoresse Ermanna Panizzon e Claudia Lugnani, che sono state veramente l'anima di tutta quanta la manifestazione. Un grazie particolare va anche a Paola Calci della Quinta A, che ha creato il bellissimo logo che avete trovato ovunque. Devo ringraziare anche gli ospiti che hanno accettato di essere con noi quest'oggi, quindi Elisabetta Tola, Nicoletta Matteuzzi e Marco Fernandelli. Non sarebbe stato possibile realizzare, questa edizione se non ci fosse stato il contributo finanziario importante degli sponsor, perché serve una struttura tecnologica per poter realizzare tutta quanta l'iniziativa. Quindi grazie davvero ad Arca Fondi, e in particolare all'amministratore delegato Ugo Loser, un petrarchino d'eccellenza che porta in alto il nome del Petrarca in tutte quante le attività che realizza. Un grazie di cuore all'associazione Igor Slavic e in particolare a Miranda Meneghetti, che ha il Petrarca nel cuore ed è nel cuore del Petrarca. Grazie anche ad Arte e Metalli, all'associazione ex allievi del Liceo Petrarca. Siamo una comunità, è un lavoro di squadra quello che abbiamo realizzato, una squadra eccezionale perché nei laboratori ai quali assisterete
Hanno partecipato circa 200 studenti e un numero enorme di docenti, gli straordinari docenti del Liceo Petrarca, che fanno veramente di tutto e di più, e l'hanno dimostrato concretamente. Perché in questa pandemia, come anche in questa notte dei classici, parlano i fatti. E sia pur avendo dovuto affrontare tutti insieme una situazione così terribile, abbiamo cercato di resistere, di fare della resilienza la parola d'ordine. E di andare avanti, dimostrando che come esseri umani possiamo stare insieme, aiutarci e soprattutto resistere e trasformare in qualcosa di buono, anche la situazione più terribile. Per cui benvenuti a questa notte dei classici virtuale, la potrete seguire anche successivamente perché viene anche registrata e quindi è tutta a disposizione. Potrà essere quindi vista e seguita da una platea ancora più ampia di tutti coloro che in tantissimi, centinaia e centinaia di persone venivano in presenza, con l'auspicio naturalmente di un'edizione 2022 che sia invece in presenza e non solo a distanza, ma anche a distanza. Bene, buonanotte dei classici 2021 a tutte e a tutti. Presenza e distanza, voci lontane e immagini vicine richiamano la mente del singolo studente. Un silenzio reale invade la stanza e un quadro virtuale cattura i ragazzi e la loro speranza. Nulla è rimasto del mondo reale e il loro parlare diventa digitale. Nulla si oppone e tutto si avvia verso il labirinto, lasciando una scia. Il tempo è padrone, la distanza è la via, ma la luce della presenza ci illumina e così sia. Gli avatar scompaiono e il vociare aumenta. È stato solamente un intervallo della nostra esistenza.